La partita offre subito due emozioni. Al terzo Cevanton approfitta di un retropassaggio e cerca la porta, ma trova il palo. Corvia, sulla traiettoria della palla, non inquadra lo specchio. Al quinto minuto occasione per il Siena. La punizione di Munard impegna Benassi. Su calcio piazzato ci prova anche Cevanton. Coppola con i pugni respinge. Il Siena è più geometrico, la sua manovra corale. Dopo la mezz'ora, minuto 31, immobile il contrario di quanto dica il suo nome. L'attaccante si infila in una voragine della difesa leccese e di destro batte Benassi. La squadra di Decanio è più lenta, manovra in maniera compassata, ma al 43esimo trova il pareggio con Bertolacci che sfodera un gran sinistro sul quale nulla può Coppola. Primo gol in giallorosso per Bertolacci che lascia sfogare tutta la sua gioia. Ad inizio ripresa Decanio presenta Olivera al posto di Grossmüller. L'uruguaiano al sesto indirizza il pallone sul palo più lontano dove Corvi è pronto per la deviazione sotto porta. 2-1 per i giallorossi e qualificazione nelle mani della squadra di Decanio. Il tecnico leccese toglie Bergugnu e inserisce Munari. Bertolacci ha il compito di giocare a ridosso delle punte. Olivera strappa applausi quando prova a centrare la porta dai 20 metri. Un minuto più tardi, lancio in aria, carambola Munari, Cevanton e tocco vincente di quest'ultimo, 3-1, promozione in cassaforte. Antonio Conte inserisce Kamata e l'arrondo per Immobile Munard. Al 30esimo abbandona la scena Cevanton, al suo posto Jeda. Nel Siena Pettinari prende il posto di Reginaldo. La partita si spegne ma al 36esimo tra Jeda e Gustavo non c'è intesa e il passaggio di Jeda diventa un assist per Kamata che in diagonale batte Benassi. Partita riaperta. Il Lecce va in sofferenza quando resta in 10 uomini per l'infortunio di Gustavo. Cambi esauriti e Munari arretra in difesa in posizione centrale. Finisce però 3-2 per il Lecce. Nel prossimo turno i giallorossi affronteranno l'Udinese che ha battuto 4-0 il Padova. Decanio da questa partita di Coppa potrebbe aver tratto qualche buona indicazione per la trasferta di campionato sul campo della Roma. Per l'allenatore giallorosso scatta l'emergenza difensiva dopo Fabiano che a Perugia si è sottoposto ad un intervento di osteosintesi per ridurre la frattura dell'ulna dell'avambraccio destro. Sono da verificare le condizioni di Gustavo mentre Ferrario dovrebbe recuperare. Contro il Siena, Giuliato ha giocato per intero nei 16 metri giallorossi. Per l'occasione il tecnico giallorosso gli ha affidato anche la fascia di capitano. Ma è presto per dire se all'Olimpico di Roma ci sarà ancora Giuliato al centro della difesa. Bisognerà aspettare la lista dei convocati di domani mattina al termine della seduta di rifinitura a porte chiuse al Via del Mare per capire su quali uomini Decanio potrà contare. Un pizzico di preoccupazione ce l'ho perché chiaramente è un altro pezzo di una difesa che salta. Certamente molti di coloro visti all'opera nel mercoledì di Coppa non saranno della partita contro i giallorossi capitolini. È stata l'occasione comunque per mettere nelle gambe minuti importanti. Mi fa piacere aver ricevuto una buona risposta dai ragazzi sotto il profilo tecnico, a volte tattico, a volte caratteriale per tutta la gara, al cospetto di una buona formazione. Difficile vedere in campo Cevanton. Mi manca tanto ancora. Penso che non sono neanche il 50%, quindi mi tocca lavorare tantissimo. Come anche Bertolacci, il gol di Coppa è stato dedicato a mamma Luciana e alla fidanzata Lolida. No, l'ho cercato, ho chiamato la palla, poi l'ho lasciata scendere e poi l'ho colpita. Sicuramente era importante, oggi sicuramente per me, anche per qualche compagno, era un test decisivo perché dovevamo far capire al mister che poteva contare su di noi. Io credo di aver fatto bene e spero che il mister sia contento della mia prestazione. Poi il gol è un'altra gioia, adesso sabato andiamo alla Roma, casa mia, speriamo di fare risultati. Una squadra che dopo il pareggio ha sviluppato un gioco più fluido, è stata più concreta sotto porta, come ammette l'allenatore del Siena Antonio Conte, il quale non è stato risparmiato dalla contestazione dei tifosi leccesi che non gli perdonano l'esultanza in Juve-Lecce dell'agosto 97 e il recentissimo passato sulla panchina del Bari. Nonostante ciò Conte accetterebbe la proposta di allenare in futuro la squadra giallorossa. Qual è il problema? No, guarda, già feci un errore perché in passato, perché comunque io avrei dovuto finire la carriera nel Lecce quando mi cercò Corvino, no? Avevo finito con la Juve e poi per una contestazione a Galatina
evitai, no? Ci sta tutto, ci sta il contrario di tutto, quindi assolutamente non vedrei perché non, assolutamente. Magari andiamo poi con l'elmetto al campo, però poi passa.